Ciao ragazzi, bentornati sul canale ufficiale di Force of Will. Sono sempre Alessio, terzo giorno di video per i starter deck. Oggi andremo ad analizzare che cosa il mazzo acqua, ghiaccio malefico. Qual è l'incipit del mazzo? Congela i tuoi amici con astute magie. Andiamo in climi un pochino più belli e più freddi rispetto a quelli che ancora oggi a settembre ci accompagnano, ma apriamo subito il mazzo. Allora, come abbiamo visto nei precedenti video, scatoletta preaperta, sto giro, che contiene mazzo da... Oddio, ho fatto un macello. Un mazzo da fondamentalmente 51 carte, quindi 40 più 10 sassi più sovrano. Porta scatoletta. Abbiamo la mappetta che mi sono premunito di aprire prima. Eccola qua, la rimettiamo sul campo. La mappetta. La mappettina, eccola qua. Mappetta fighissima. Le regole veloci da srotolare e la guida di riferimento del gioco. Andiamo a vedere però subito il contenuto del mazzo, che è cosa buona e giusta. Allora, il mazzo, come tutti gli starter deck, è un mazzo di 40 carte con fondamentalmente 4 carte, 4 copie per carta, di cui 2 foil e 2 non foil, che riconoscete dalla divisione fatta in questo modo. Abbiamo le due foil, diciamo la parte foil e la parte, scusate per la voce, non foil. Andiamo a vedere cosa contiene questo mazzo e soprattutto qual è la strategia di gioco, perché è importante sapere cosa andiamo a giocare. Allora, il nostro mazzo acqua contiene le seguenti bellissime carte. Andiamo un attimino a vedere, aprire anche il secondo mazzetto, che non si vuole aprire. Apriti! E perché li fanno col saldatore? Ok, a posto, fatto. Abbiamo allora 4 copie di antica barra di ghiaccio, che mettiamo qua. Poi abbiamo 4 antica conoscenza, c'è un sacco di roba antica in questo mazzo. Poi abbiamo 4 Astaroth. Abbiamo 4 drago di ghiaccio di Altea. Abbiamo 4 custode della barra di ghiaccio. Abbiamo 4 muro di ghiaccio malefico. Mettiamo qua. Abbiamo 4 lancia glaciale di Mercurius. 2. 3. Eccole qua. C'è un macello oggi, di nuovo. Abbiamo eccole qua. Questa è qua, perfetto. Abbiamo 4 messaggero di Altea. Abbiamo 4 servo di Mercurius. Abbiamo 4 spirito di ghiaccio. Abbiamo i canonici 10 sassi, che sono 5 foil qui e 5 non foil qui. E poi abbiamo la nostra sovrana Mercurius, incantatrice della stella acquatica, centro cam, che diventa Mercurius Oscura Comandante di Ghiaccio. Allora, intanto, vediamo cosa fa il mazzo e partiamo dal sovrano. Allora, Mercurius cosa fa? A rinvigorire, a giudizio e a mana 2. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando entra in gioco, praticamente hai due segnalini mana. Rimuovendo un segnalino mana possiamo produrre una volontà acqua che ci permette però di giocare soltanto antiche magie. Mercurius, quando viene girata da mana 5, un pochino come già succede con Max, quando entra in gioco possiamo rimuovere dal gioco un Astaroth. E se rimuoviamo Astaroth ottiene volare, rimuovendo un segnalino mana, produciamo una volontà acqua. E questo è Mercurius. Vediamo ora il mazzo di per sé cosa fa. Allora, spirito di ghiaccio, quando entra nel terreno rimbalza un risonatore spossato bersaglio. Servo di Mercurius, quando entra in gioco mette un segnalino mana sul sovrano G, e rimuovendo un segnalino mana diamo un più 300 fino alla fine del turno. Il messaggero di Altea è un 500-700 che costa 2. Poi abbiamo sempre i risuonatori prima, il custode della barra di ghiaccio, eccolo qua, che è un C300-500 che dice le azioni che controlli ottengono barriera, quindi non possono essere bersagliate la magia abilità che l'avversario controlla. Abbiamo il draghetto di ghiaccio di Altea, che è un bestio 1000-2002 che scende a 9, che possiamo pagare per uno in meno per ogni carta della nostra mano. Quindi con tante carte in mano, meno costo per lui, rischia di scendere molto presto sto ciccionaccio volante. Poi abbiamo Astaroth, eccolo qua,
Volare 500-500 scende a 2 quando entra in gioco se il nostro sovrano è Mercurius, possiamo pescare e con due volontà qua lo possiamo rimbalzare in mano. E poi abbiamo le spell. Spell, cosa abbiamo? Abbiamo antica conoscenza, mettiamo qua, lancio rapido, guardiamo le prime 5 carte del nostro mazzo, ne mettiamo 2 e resto in fondo in qualsiasi ordine, quindi peschiamo come dei disgraziati in late game. Antica barra di ghiaccio, quando entra nel nostro terreno spostiamo il risonato al bersaglio e questo non recupera finché questa carta è nel terreno. Pagando una volontà qua, possiamo rimbalzare in mano questa addizione e quindi giocarla su qualcos'altro. Vediamole qua. Abbiamo la lancia di ghiaccio di Mercurius, che è una canto antica magia, che fa tornare in mano un risonatore bersaglio al proprietario e sposta un risonatore bersaglio. Non male, facendo conto che praticamente due segnalini, cioè due volontà acqua, ce le regala direttamente il nostro sovrano quando è appunto in lato sovrano. Abbiamo un muro di ghiaccio malefico, lancio rapido, un risonatore sonoggi bersaglio, ottiene meno 1000, meno 0 fino alla fine del turno, quindi depotenzia qualcosa. È un mazzo trucchettoso, come in realtà l'acqua ci ha insegnato a essere. Fondamentalmente la strategia qual è? È rompere le scatole in maniere imbarazzanti. Vi è la possibilità di mettere una grossa minaccia subito nei primissimi turni con il drago di ghiaccio di Altea, perché consideriamo il fatto che partiamo con 5 carte in mano, già ci costa 4, se comincia l'avversario, cosa che con rinvigorire non è una cosa così rara, abbiamo appunto 5-6 carte in mano, a 3 sto ragazzotto scende, in più possiamo pescare molto. Abbiamo tutti i risonatori intelligenti, da lui a Astaroth che ci fa pescare, quindi è sinergico col drago, al custode che ci salva le addizioni, a lei che comunque ha un bel body e rimane giù, al sovrano di Mercurius che ci mette un segnalino, che possiamo lasciare sul sovrano oppure farci cose, allo spirito di ghiaccio che rimbalza un pezzo dell'avversario o nostro, possiamo anche riprenderci in mano un pezzo che ci serve fondamentalmente e pagarlo un po' di... diciamo, mettere altri segnalini piuttosto che fare altre cose. E un reparto spell di una certa importanza, appunto un debuff piuttosto che un rimbalzino e uno spossino, diciamo, le antiche barre di ghiaccio che sono dei pali devastanti e le antiche conoscenze che ci permettono comunque di riavere carte in mano, di andarci a prendere quello che ci serve. Tutto coadiuvato dalla potenza assurda di Mercurius, che a mio avviso è uno dei sovrani secondo me più forti di tutto il blocco per ora. Perché è una caffettiera fondamentalmente, permette dei trucchi giganteschi in costruito che non vi svelo, ma che penso siano palesi leggendo un pochino le spoiler, le carte, e direi che per ora per il nostro mazzo acqua questo è tutto, ragazzi. Come detto già nei precedenti video, i mazzi base sono già disponibili, sono usciti venerdì 9, li potrete trovare in tutti gli hobby store al prezzo di 20€, 19,90 prendeteli perché sono veramente fighi, contengono un sacco di carte che sono utili sia per essere giocate appunto in un contesto limited, in un contesto diciamo di starter deck, quindi cominciano a giocare, sono fighissime, sia in un contesto di costruito avanzato in cui la potenza delle carte che c'è qui dentro unita alle carte che si trovano in L1, nell'espansione La Maledizione della Barra di Ghiaccio, danno una dimensione completa a tutto il lavoro fatto dai ragazzi del team di sviluppo di Force of Will. Ragazzi, anche per oggi è tutto, ci vediamo domani con il prossimo unboxing. Baci e abbracci, alla prossima.